tutti e benvenuti o bentornati su The Dottora. Nel video di oggi parliamo di dieta e calcoli renali. In particolare andremo a vedere degli alimenti che è bene consumare se si soffre di questa patologia. Ma prima di iniziare col video articolo di oggi, vi devo chiedere di iscrivervi a questo canale per aiutare la community a crescere sempre e sempre di più. Lasciare un bel like al di sotto di questo video e anche commentare, soprattutto precocemente non appena iniziate a vedere il video, perché così aiutate YouTube a capire che i video di The Dottora sono interessantissimi e aiuterete tante altre persone a scoprire i miei video, perché gli appariranno nella home, insomma li farete scoprire a tante altre persone. Bene, ora che abbiamo fatto questa introduzione che aiuta The Dottora a crescere sempre e sempre di più, grazie a tutti voi, ogni singola persona, grazie a tutti, ormai siamo davvero vicini a quota 3000, possiamo iniziare con dieta e calcoli renali. Molte persone soffrono di calcoli renali e alcune di queste persone sono anche andate incontro, ahimè, a una delle loro dolorose complicanze, e cioè la colica renale o reno-ureterale. È davvero un qualcosa di dolorosissimo. È come se delle pietruzze, ed effettivamente in inglese si chiamano proprio kidney stones, cioè appunto pietre, come se delle pietruzze, per un meccanismo di concrezione, quindi di lenta stratificazione, si formassero all'interno del rene, e a seconda dei minerali che formano queste pietruzze abbiamo diversi tipi di calcoli. I calcoli della tipologia più frequente sono formati dal minerale ossalato di calcio, poi via via sempre meno frequenti abbiamo i calcoli di fosfato di calcio, di acido urico, di struvite o di cistina. Data la presenza di diversi tipi di calcoli, quindi dato che diversi minerali possono andare a formare i calcoli, va da sé che ci sono delle indicazioni specifiche da seguire a seconda del tipo di minerale, quindi a seconda del tipo di calcolo che sia. Però fortunatamente ci sono delle indicazioni, in particolare alimentari e dietetiche, che sono applicabili da tutti. Chiunque tenda a formare i calcoli renali e segue determinate indicazioni va sul sicuro, diciamo, fa bene a tutti. E in particolare non tutti sanno che appunto l'alimentazione, la dieta e lo stile di vita può influenzare in maniera molto importante la tendenza a formare calcoli e quindi anche la tendenza ad andare incontro a un doloroso episodio acuto. Quindi insomma, se è un qualcosa su cui si può lavorare, insomma, perché vivere questa patologia come una maledizione su cui non ci possiamo fare niente? Molto meglio andare a prevenire. Agrumi. Questo gruppo di frutti, lime, limone, pompelmo e arancia, sono quelli che si conoscono di più, ma in realtà ce ne sono tanti altri, come ad esempio il pomelo, sono molto ricchi di acido citrico. L'acido citrico è una sostanza che appunto ritroviamo negli agrumi, ma che andiamo poi a ritrovare anche nelle urine. E quando questa si va a ritrovare nelle urine, va in un certo senso a sciogliere i calcoli già presenti e va a inibire la formazione di altri calcoli, oppure ancora appunto va a inibire l'accrescimento dei calcoli che dovessero già esserci in sede. Quindi assolutamente sì, un'ottima notizia per voi che siete amanti dell'acqua e limone al mattino, oppure di una buona spremuta per colazione. Altra frutta. Anche gli altri tipi di frutta, oltre agli agrumi, sono liberamente consumabili da parte di chi soffre di calcoli renali. E anzi, sarebbe meglio che chi soffre di calcoli renali consumasse frutta quotidianamente in abbondanza. I frutti più adatti in questo senso sono le banane, i lamponi, il melone giallo e anche i kiwi e le albicocche. E questo perché? Perché comunque sono dei frutti che contengono una combinazione particolarmente fortunata di magnesio e potassio, che sono due minerali che anche in questo caso aiutano un po' a sciogliere i calcoletti già presenti e scoraggiano la formazione di nuovi calcoli e l'accrescimento di quelli esistenti. Caffè. La caffeina sembra avere un ruolo protettivo anche in questo caso, andando a scoraggiare la formazione e l'accrescimento dei calcoli renali. E sembrerebbe inoltre che la caffeina proveniente dal caffè, rispetto alla caffeina proveniente da altre bevande,
sia ancora più protettiva. Sarà forse per la presenza di altri antiossidanti, quindi di alcuni antiossidanti e polifenoli in questa bevanda, che fanno sì che già di primo mattino possiamo iniziare a remare contro quelle odiosissime pietruzze renali. C'è da dire però che è inutile che andiamo a bere il caffè nella speranza di proteggerci dai calcoli renali se poi andiamo a iperzuccherarlo. Ebbene sì, perché non solo le bevande zuccherate, ma in generale anche lo zucchero aggiunto ci rema contro, quindi sarebbe meglio trovare qualcos'altro, un altro metodo per andare a contrastare l'amaro del caffè se non lo amiamo così in purezza, come ad esempio macchiarlo con del latte. E questo ci porta al prossimo punto: latte, yogurt, ricotta e tofu. Tutti questi alimenti sono protettivi per chi soffre di calcoli renali, quindi prevengono la formazione perché sono molto ricchi di calcio. Un momento, ho detto ricchi di calcio? Ma se io ho i calcoli di calcio, non dovrei assumere meno calcio per evitare di formarli? No, lo so, non è una cosa molto intuitiva sentita così, però fidatevi, diciamo che non è che tutto quello che mangiamo poi va direttamente a presa diretta nelle nostre urine a formare quelle pietruzze. In realtà assumere poco calcio favorisce l'eliminazione di altre sostanze che poi, combinandosi con il calcio, vanno a formare i calcoli. Insomma, fatto sta che dobbiamo consumare abbastanza calcio, in particolare quello proveniente dai latticini, dal latte, dalla ricotta, soprattutto è meglio se sono latte o latticini poco salati, oppure ancora fonti vegetali di calcio come il tofu, proprio perché appunto in questo modo noi non solo andiamo a rinforzare le ossa e a fare tutte quelle cose che sono utili che faccia il calcio, ma andiamo anche a prevenire la formazione di calcoli renali. Quindi ricordate, calcoli di calcio non vuol dire assumiamo poco calcio, anzi assumiamo abbastanza calcio. Questa è un'ottima notizia anche per chi adora il latte vegetale, insomma le bevande vegetali come di avena, di riso, di soia. Sarebbe meglio per una questione di ossalati, quindi uno di quei minerali che vanno a formare i calcoli, il latte di mandorle e di anacardi, però appunto le altre varietà che ho nominato vanno assolutamente benissimo. A proposito, ho iniziato già un po' a parlare di ossalati che vanno evitati, ma vi piacerebbe vedere un video sempre sui calcoli renali, ma dove non dico quello che bisogna fare, bisogna mangiare, che è utile mangiare, ma quello che al contrario bisogna evitare per non tirarsela dietro. Se siete interessati a un video di questo genere, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e dite sì, io voglio il video cosa non fare, fatemi un altro video sui calcoli renali, yes. Quindi fatemelo sapere con tanti commentini. Legumi. In questo caso il punto forte dei legumi è dato dal fatto che sono delle fonti di proteine di origine non animale, quindi di origine appunto vegetale. E questo perché è importante? Perché le proteine animali tendono ad acidificare le urine, in particolare questo effetto lo dà la carne. E quindi cosa ce ne frega che le nostre urine siano più acide? Beh, assolutamente ci importa, perché le urine acide sono un ambiente di precipitazione ideale per i calcoli, quindi favoriscono l'accrescimento dei calcoli, quindi il contrario di quello che vogliamo noi, cioè lo scioglimento e l'eliminazione non dolorosa dei calcoli. Quindi c'è da dire che una scelta importante e favorevole che può fare chi tende a formare calcoli renali è una dieta di tipo flexitariano, semi-vegetariano, o se tutte queste vi sembrano praticamente delle parolacce, per farla breve, mangiare più legumi e meno carne, andando a preferire come fonti di proteine animali quelle che provengono magari dai latticini e anche dal pesce azzurro. A proposito di questo, c'è però da dire che chi soffre di calcoli di acido urico dovrebbe fare più attenzione di tutti per quanto riguarda le fonti di proteine animali, perché è la categoria di calcoli in cui avere le urine acide e consumare cibi di origine animale va a influenzare in maniera più potente il fatto che i calcoli appunto si accrescano e poi diano dolore. Quindi se avete calcoli di acido urico state particolarmente attenti a questo punto.
Fra i vari legumi sicuramente sono da preferire i ceci, le lenticchie, i piselli e i fagioli occhio nero, molto di più rispetto a tutti gli altri tipi di fagioli, perché hanno delle caratteristiche fenomenali. Oltre ad essere delle fonti di proteine vegetali, sono anche molto ricchi di magnesio e potassio, che appunto sono dei minerali che tendono a sciogliere i calcoletti, e sono anche molto poveri di ossalati, che rientra in quelle sostanze da limitare in chi soffre di dei calcoli più diffusi, appunto quelli di ossalato di calcio. Voi penserete: sì, però cosa, dovrei mangiare sempre i legumi e metterli in ammollo? Ci vuole un sacco di tempo. Io vorrei avere delle fonti un po' pigre, un po' veloci, ok, proteine vegetali, però non ho tutto il tempo del mondo. Non abbiate paura, Eleonora ha pensato anche a questo. Infatti, The Dottor ha realizzato un video sulle fonti pigre, 5 fonti pigre di proteine vegetali. Vi lascio il link qua sopra nella scheda e qua sotto in descrizione. Correte a vederlo dopo che avete finito con questo. Infatti c'è un ultimo punto importante. Acqua. Infatti, indipendentemente dal tipo di calcolo, è fondamentale mantenersi ben idratati. È uno di quei casi in cui bere 2 litri d'acqua al giorno è davvero, davvero utile. Paradossalmente, uno dei problemi che si riscontra più frequentemente in chi soffre di calcoli renali è un volume urinario insufficiente, cioè sostanzialmente si fa poca pipì perché si assumono pochi liquidi, cioè si beve poca acqua. Invece l'esatto contrario di quello che bisognerebbe fare, e il principio è assolutamente semplice: se quello che si forma sono delle concrezioni di sali e di minerali, se c'è molto liquido, molto fluido, molta pipì in cui questi minerali si possono sciogliere, allora sarà più facile eliminarli granello per granello piuttosto che ciottolo per ciottolo. Insomma, li elimineremo pian piano in maniera non dolorosa. Ricordiamo che il fabbisogno di acqua è poi aumentato nel caso in cui faccia caldo, oppure facciamo molta attività fisica, o magari perché siamo stati male, abbiamo avuto febbre, vomito o diarrea, quindi abbiamo perso un po' di liquidi in eccesso anche rispetto al solito. C'è da dire che non c'è un'acqua particolare da preferire in chi soffre di calcoli renali. Certo, alcuni consigliano le acque minimamente mineralizzate, quindi con pochissimissimi minerali, ma in realtà vi basti pensare che in 2 fette di prosciutto c'è tanto sodio, tanti minerali, quanto ce ne sono in 6-8 litri di acqua del rubinetto, per farvi capire che anche la stupidissima, modestissima, poverissima acqua di rubinetto fa comunque benissimo in chi soffre di calcoli renali, e che comunque appunto la povera acqua di rubinetto è comunque sottoposta costantemente a controlli periodici, quindi non abbiate paura. Se volete sapere qualcosa di più su quanta acqua assumere al giorno e quali parametri un po' influenzano quanta acqua dobbiamo bere al giorno, ho realizzato un video in proposito, vi lascio il link qua sopra nella scheda e qua sotto in descrizione. Bene, siamo quindi giunti alla fine del video articolo di oggi. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo su cosa fare a tavola se soffrite di calcoli renali. Come vedete, potete partire già da subito dalla prima colazione: una spremuta, magari, oppure altre forme di frutta, del latte, che sia esso vaccino oppure vegetale. Quindi già potete partire col piede giusto per prevenire questo potenzialmente doloroso problema. Ricordate di lasciare un bel like al di sotto di questo video e condividerlo con chi pensate possa apprezzarlo ugualmente. Lasciate un bel commentino per aiutare l'algoritmo e ricordate anche che ho una pagina Facebook dove trovate la versione scritta dei miei video articoli nel primo commento del post relativo. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da The Dottora.